La memoria lunga è un progetto su cui il Corecom ha voluto investire risorse, energie e passione proprio per valorizzare il territorio attraverso questi 6 filmati che verranno trasmessi da TV6 e che andranno in onda nelle prossime settimane affinché tutti i cittadini abruzzesi possano riscoprire le proprie radici, la propria cultura ambientale, il proprio territorio attraverso le tradizioni, attraverso le immagini e l'ambiente, il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, un modo anche per lanciare un messaggio all'emittenza televisiva locale che si può fare qualità dell'informazione e della comunicazione attraverso prodotti come questo di oggi. Puntare sulla valorizzazione dei territori diventa fondamentale anche per tornare a sperare a costruire un Abruzzo migliore. La memoria lunga che cos'è? Essenzialmente un percorso di appropriazione di quelle che sono le nostre tradizioni, tradizioni che rappresentano il valore identitario di una comunità. Il parco come si inserisce in questo discorso? Si inserisce perché ha la comunità identitaria più vasta e più ampia, non solo in termini di spazio, ma anche in termini di popolazione dell'Italia centrale. Stiamo parlando di 140.000 persone che vivono e che costituiscono la comunità del parco tra Lazio, Abruzzo e Marche. Soltanto avendo questa concettualità, e cioè quanto lontano oggi siamo dal valore storico-culturale delle nostre genti che questi documentari stanno in realtà preservando nella memoria, allora soltanto avendo questa consapevolezza ci possiamo riappropriare come comunità della nostra storia e trasmetterla alle generazioni. I parchi sono nati per questo, per rappresentare un valore diverso, un modo di vita alto e altro, per usare le espressioni di Papa Francesco, di vicinanza alla natura e di vita in simbiosi con la natura. Questo convegno dà merito a questa situazione. Nel territorio ci sono ancora delle vitalità identitarie che vanno preservate.